come mai, vi chiederete, o non vi chiederete, questo non fa differenza. Giro dei video sempre in macchina, o quasi sempre in macchina, e nel tratto intercorrente tra dove abito e dove vado a lavorare, affidando a questi pochi minuti delle riflessioni sullo sfondo delle immagini via via mutanti nel corso dell'associazione alla mutazione delle immagini legate ai cicli stagionali, agli orari, ai movimenti di traffico di uomini, donne e merci. Perché in definitiva, nonostante ci sia fra i miei propositi uno dei più importanti, quello di rallentare i ritmi di vita, quello di fare mio il proverbio derviscio: mangia piano, bevi piano, vivi piano, assapora lentamente la vita. Purtroppo vengo sempre fagocitato dai ritmi metropolitani che impongono, anche nonostante si vive in tempi pubblicizzati come deburocratizzati, si vive invece in funzione di pratiche burocratiche, pagamenti, file, nell'epoca di internet. E questo perché, come al solito, siamo un paese arretrato da questo punto di vista. Abbiamo i grattacieli nel centro di Milano di stampo newyorkese, abbiamo le torri gemelle al centro di Milano e non possiamo usare internet per pagare i bollettini postali e quant'altro, o almeno alcuni di essi più importanti. I nostri anziani vanno a ritirare la pensione in contanti in posta, rapinati dai nipoti, non c'è bisogno che arrivino rapinatori terzi, che magari poverini non lavorano, anche se uno è di buona e robusta costituzione, a sparcarsi la schiena può anche andarci, a mio avviso. Scusate questo riferimento vetero comunista, vetero operaista, ma stampo staliniano, ma ogni tanto ci vuole. E quindi il tratto e il momento, il periodo della giornata nel quale paradossalmente sono più rilassato e raccolgo sotto forma di frasi e di pensieri un po' tutto quello che racchiude in definitiva il vissuto delle ultime ore. Ecco, lo faccio in questo tratto autostradale, affidandolo come una bottiglia nell'oceano al mio canale di YouTube. Buona giornata.